sei per me. Carissimi amici, tra un bicchiere e l'altro, non so poi se ce la farò, se reggerò fino alla serata, nel Vinitaly, il nostro Daniele, già con la telecamera lo vedo un po' barcollando, però lui beve. Qual è che ti piace? Il Crinale. Crinale, ma sì, ma hai detto un vino particolare, come si chiama? Bacio d'amore. Bacio d'amore, che io vorrei un'altra telecamera per riprenderti, guarda, ma no, è meglio lasciamo perdere, perché lui ama queste cose un po' soft. Senti, cos'è sto vino che dice lui, che a lui piace tanto questo Bacio d'amore? Ma questo è un Cabernet Sauvignon in purezza, no? Abbiamo pensato proprio di fare un vino così particolare per delle occasioni particolari, però diciamo che noi ancora di più ci dedichiamo a quello che sono le nostre terre, le nostre origini, le nostre tradizioni. Il rosso Piceno Superiore, Re Nero, qui non si sbaglia, Luca. 12 mesi di barrique, barrique nuova, 12 mesi di barrique impeccabile, per cui è un vino forte, un vino strutturato. Gianni, vieni qua, che fai? La vedi a Michele qui. Allora. Io vengo sicuramente anche perché ho scoperto che ha pure i cavalli, quindi è agriturismo a tutti gli effetti. Tutti gli effetti, cantina, natura, turismo rurale. Ma quanto tempo prima bisogna scarafarlo, ossigenarlo? Diciamo almeno un'ora prima sarebbe opportuno magari mettere un decanter proprio per ossigenare e per dare maggior... Un'ora? Sì. Sai la vecchia canzone? Un'ora sola ti vorrei, ti vorrei bene, capito? Tiglia, come questa che costo ha? Questo siamo 7 euro a tavola, ma è un vino che ha l'importanza dei 20, dei 25 euro. Senza. Bravissimo, abbiamo il suo vino, come si chiama lei? Pino Mosca. Mi assaggio un po' questo vino e ci dica le fragranze, i profumi, tutto. Questo Piceno Superiore, Granti 13,5, da un colore rosso rubino molto consistente, da un profumo, sento un momento il profumo. Un profumo intenso e che sta più che altro da frutti di bosco e in bocca è molto corposo e allo stesso tempo molto strutturato. Vediamo l'assaggio, adesso vediamo che loro hanno un metodo, una tecnica particolare. Quindi i nostri ricco di tannini, di acidità, quindi un vino diciamo molto equilibrato. È persistente in bocca, strutturato, quindi rimane in bocca molto persistente. Non è solo questo vino, quanti tipi di vini tu? Noi chiaramente abbiamo pensato di mantenere tutta la struttura e le caratteristiche del nostro territorio, per cui abbiamo dal rosso Piceno Superiore, come dicevamo barriccata, un rosso Piceno invece d'annata, poi chiaramente abbiamo anche i bianchi, abbiamo il pecorino e la passerina. Consiglio nelle enoteche, nei ristoranti di cercare il Crinale, questi vini stupendi e meravigliosi. Ridiamo un'altra volta il tuo sito, invece il numero di telefono. Certo, www.ilcrinale.it. Chi ci vuole scrivere, chi vuole contattarci, info@ilcrinale.it. Il nostro numero di telefono 0736 890048. Siamo sempre a vostra attenzione, a vostra disposizione. Grazie. Con questo barricato di 12 mesi che è il tuo cavallo di battaglia. Sì, noi brindiamo. Re Nero, prendiamo l'altro bicchiere, scusate, l'altro bicchiere lì, c'è un altro bicchiere per lui. Ecco, tutti insieme, anche qui Matteo, tutti i ragazzi. Continua il nostro viaggio nel Vinitaly 2010.